Peki Game presenta. Se stai vedendo questo video, immagino conosci Hidetaka Sueiro, in arte Sueri 65, o perlomeno hai sentito parlare dei suoi giochi più famosi. Infatti nel 2010 è diventato abbastanza popolare tra gli appassionati grazie al successo cult del suo Deadly Premonition. È un'avventura sviluppata con pochi soldi, però con tanto amore. Spesso ricordata soprattutto per i suoi rimandi a Twin Peaks, anche se alla fine è riduttivo vederla come un semplice plagio del telefilm. Te ne avevo già parlato nel video dedicato ai videogiochi ispirati alla serie di David Lynch, però credo che sia importante riconoscere come il gioco di Sueri abbia una sua personalità ben precisa che va oltre questa ispirazione. I personaggi affascinanti e stratificati di Deadly Premonition non sfigurano davanti a ruoli come Dale Cooper oppure la signora Ceppo. E poi ci sono le tante idee nei dettagli del gameplay e nell'intreccio della routine della città che rimangono ancora oggi degli elementi molto originali. Di solito si parla di quanto facciano ridere il Sinner Sandwich oppure le premonizioni nel caffè e ci si dimentica di tutti gli altri giochi, personaggi e mondi immaginari che ha creato negli ultimi 20 anni. Per esempio in The Missing è riuscito a trattare una tematica delicata come l'identità di genere in maniera del tutto elegante e rispettosa. Una delle cose più affascinanti che si notano quando inizia ad approfondire i giochi di Sueri è come si è riuscito a creare nel tempo un vero e proprio Sueriverse. È in questo universo immaginario dove sono ambientati tutti i suoi giochi principali, praticamente un grande collegamento spirituale tra storie, tematiche e personaggi. Questo 2020 è anche un anno importante per la sua carriera. Le uscite di Deadly Premonition 2 e The Good Life sono delle prove importanti per capire il vero potenziale del suo nuovo team, per poi accompagnarci verso i futuri progetti insieme a Suda51 e Youth Saito. Insomma, in questo episodio di Fuori Orario Videoludico vorrei proprio raccontarti la vita e l'universo di Hidetaka Sueiro. Vediamo insieme quali sono i giochi su cui ha lavorato fino ad oggi, quali ci aspettano nei prossimi anni e quali sono le tecniche di costruzione dei personaggi per cui è diventato uno dei miei autori preferiti. Naturalmente non ci sono spoiler sulle trame dei giochi in questo video, così te lo puoi vedere anche se non li hai ancora giocati. Come al solito mi serve un po' di tempo per raccontarti tutto, quindi se l'argomento ti interessa metti pure il video nei preferiti così te lo guardi a pezzi in più giorni. In ogni caso, buona visione! Hidetaka Sueiro nasce a Osaka nel 1973. Mentre sto lavorando su questo video ha quasi 50 anni, anche se a volte dalle foto sembra molto più giovane. I suoi genitori lavoravano come monaci in un tempio buddista ed è proprio in questo tempio dove è nato e cresciuto. Forse ti sembra strano pensare a qualcuno che di lavoro fa il monaco, però da quanto ho capito è un'attività abbastanza normale in Giappone, sia dal punto di vista religioso che turistico. Di certo Sueri da bambino vedeva il tempio più come una grande casa antica piuttosto che un luogo spirituale. Puoi comunque immaginare come questo ambiente fatto di esercizi religiosi, libri sul buddismo, canti e simboli misteriosi ne abbia influenzato la personalità. Il tempio non era l'unica cosa insolita nella sua famiglia. Mentre gli altri coetanei erano fan dell'anime di Gundam, lui invece preferiva guardare telefilm americani come l'A-Team e i film di spionaggio con 007. Se l'influenza occidentale non fosse stata abbastanza, quando era piccolo facevano spesso visita ai parenti che vivevano in Canada e Stati Uniti. Puoi capire come questo fascino per luoghi, narrative e stili occidentali si sia poi riversato da grande nelle sue opere. Nella lista delle ispirazioni biografiche non bisogna però dimenticare il Giappone e in particolare la città di Osaka.
Da quanto racconta, ti basta camminare nelle sue strade per incontrare personaggi bizzarri di ogni tipo. Durante la sua infanzia comincia a farsi spazio anche l'amore per i videogiochi. Erano i primi anni 80 e in casa avevano un computer a disposizione, forse un NEC PC 98. È su quel computer che Hidetaka inizia a giocare, per poi avvicinarsi al mondo delle sale giochi, quando era alle elementari. Ricorda che quando era uscito il primo Mario Bros, scappava di nascosto per andare in sala giochi, invece di seguire i corsi pomeridiani a scuola. Col passare degli anni, e raggiunta l'adolescenza, ha vissuto il suo momento di ribellione dalla vita spirituale di famiglia. Si sentiva un po' imbarazzato di vivere in un tempio con dei genitori monaci e non voleva sentirsi diverso da suoi coetanei con famiglie più conformi, composte da lavori in ufficio e appartamenti in cemento. E forse in questo periodo di ribellione verso i 20 anni che Swear inizia ad ascoltare musicisti occidentali come i Sex Pistols, i Ramones e i Green Day. Con gli amici fondò anche il loro personale gruppo punk. Se hai giocato a Deadly Premonition, forse ti ricordi che York racconta alcuni momenti della sua gioventù punk. Swery ha ammesso che questi sono ricordi ripresi dalla sua vita personale, il che ti fa intuire come i suoi giochi siano fortemente autobiografici, in maniera più o meno diretta. Come tanti ragazzi della sua età, Hidetaka non sapeva cosa voleva fare dopo le scuole superiori. Era sempre stato un bambino creativo, però non aveva mai pensato seriamente di andare a una scuola d'arte. Dopo aver sentito per caso un suo compagno di classe, che parlava della scuola d'arte di Osaka, pensò che, dopo tutto, sembrava un bel posto in cui sviluppare la sua immaginazione. Questi sono gli stessi anni in cui Twin Peaks venne trasmesso in Giappone, diventando una serie molto molto popolare tra giovani e adulti. Hidetaka ne parlava sempre con sua mamma, la quale registrava anche gli episodi su videocassetta e poi lui li portava in università per condividerli con gli amici. La condivisione di VHS non era comunque l'unica caratteristica per cui Swery era ricordato a scuola. Un giorno infatti è quasi morto fulminato perché si divertiva a fare scintille unendo dei cavi elettrici che aveva trovato nel dormitorio della scuola e voleva filmarli per un video. L'unico risultato che ha ottenuto è stato quello di creare un blackout totale in tutto l'edificio. Inizialmente la prospettiva di Hidetaka era quella di lavorare nel mondo del cinema. Si è reso poi conto che era però un mercato troppo conservativo, legato soprattutto a conoscenze e favoritismi. Se un insegnante ti prendeva in simpatia, magari ti faceva lavorare come assistente cinematografico per 15 anni e solo dopo tutta quella gavetta potevi andare a fare qualcosa di tuo. Uno dei suoi insegnanti era Sadao Nakajima, un regista abbastanza famoso in Giappone. A quanto pare gli propose di aiutarlo a scrivere la sceneggiatura di un suo film, però a Swery non piaceva molto questa prospettiva di sottomissione artistica e alla fine ha rifiutato l'offerta. Per fortuna tra i corsi universitari c'erano anche quelli per computer grafica. In quel periodo il mercato digitale in Giappone era ricco di potenzialità lavorative. In particolare mentre creava modelli 3D, Hidetaka venne in mente che gli sarebbe piaciuto poterli controllare come in un videogioco. Con l'uscita di Saturn e PlayStation, il mondo delle console stava per passare ufficialmente dalla grafica 2D a quella poligonale. In Giappone nuovi team di sviluppo nascevano ogni anno e quindi c'era molta richiesta di nuovi grafici e sviluppatori. Insomma, Swery stava per finire l'università con un background tra cinema e design digitale. Aveva tanta voglia di creare e confrontarsi con un mercato più libero e giovane rispetto a quello del cinema. Alla fine i videogiochi sono sempre stati una passione per lui e in qualche modo ora gli sembravano la cosa più vicina al cinema che potesse davvero fare. Proprio a Osaka, non troppo lontano da casa sua, c'era la sede principale di una delle case di sviluppo più importanti degli anni 90, ovvero la SNK. E proprio questo è lo studio dove ha inviato il suo primo curriculum. Prima di vedere insieme i giochi su cui ha lavorato Swery, vale la pena capire quali sono le influenze che hanno delineato lo stile delle sue opere. Dopotutto, per molti giocatori è diventato famoso per aver plagiato Twin Peaks, però un occhio più attento si accorge che dentro i suoi giochi c'è molto altro. Alcune di queste influenze le abbiamo già incontrate nella sua biografia. Proprio la vita personale di Hidetaka e le persone che incontra sono il suo più grande spunto creativo.
porta sempre con sé un'agenda dove prende nota di ogni persona, gesti e dialoghi che osserva durante la giornata. Quello che scrive potrebbe essere un passante vestito in modo strano, oppure un collega che gli ha raccontato qualche aneddoto affascinante. Quando la sua agenda si riempie di note su comportamenti, gesti, aspetti e situazioni, ecco che diventa una fonte inesauribile per modellare i personaggi che compongono i suoi giochi. Tra le persone che lo hanno più influenzato con i loro discorsi c'è sicuramente Jen. È il proprietario del bar Owl's Nest, ovvero uno dei suoi locali preferiti. Passa spesso le serate a bere chiacchierando con Jen, che gli racconta la sua gioventù passata in Canada, dove giocava in una squadra di hockey professionista. Il fatto che sia un barista ci riporta naturalmente all'amore di Hidetaka per cibo e alcolici. Non a caso si è autoproclamato Drink King, e Archipel ha dedicato un intero episodio ai consigli dei suoi bar preferiti di Osaka. Naturalmente il cinema è una delle passioni più grandi di Hidetaka. Sarebbe difficile citare tutti i registi e film che lo hanno influenzato, però quando qualcuno gli chiede qual è il suo film preferito, di solito risponde con Brazil di Terry Gilliam. È una distopia noir dal gusto retro, tra sogni, allucinazioni e regimi burocratici totalitari. In qualche modo questa lotta di evasione dal sistema per seguire i propri sogni sarà qualcosa che lo stesso Hidetaka si ritroverà a vivere nel 2016. Comunque di questo te ne parlo meglio tra poco. Tra gli altri registi che cita spesso c'è naturalmente David Lynch, però anche i fratelli Coen, Jim Jarmusch, Woody Allen e Wes Anderson. Se conosci i loro film, intuisci molte similitudini tra queste opere e i giochi di Sueri, soprattutto per un certo fascino bizzarro dei loro protagonisti. Per le serie TV, oltre a Twin Peaks, ha amato anche cose come X-Files, Lost e True Detective. È facile ritrovare in questi nomi tutta l'attrazione di Hidetaka per i misteri intricati, gli omicidi e le investigazioni paranormali. In qualche intervista ha citato anche uno scrittore giapponese chiamato Junichiro Tanizaki. A quanto pare era molto bravo a raccontare delle storie incentrate sulle ossessioni erotiche femminili. Questa parte di erotismo potrebbe essere sviluppata in qualche modo in The Good Life. Infatti la protagonista del gioco ha lo stesso nome della protagonista di un libro di Tanizaki, che è stato pubblicato anche in Italia con il titolo L'amore di uno sciocco. Insomma, se ti piacciono i giochi di Sueri, è probabile che questi autori potrebbero piacerti, o almeno incuriosirti allo stesso modo. Nella descrizione del video ti metto la lista completa, con tutti questi nomi, nel caso li vuoi recuperare. Tra le cose che hanno plasmato i gusti e lo stile di Hidetaka non possono mancare videogiochi, manga e anime. Tra i suoi fumetti preferiti cita Black Jack di Osamu Tezuka e poi Master Keaton di Naoki Urasawa, mentre nei cartoni animati ritorna alle preferenze occidentali con Tom e Jerry. Non a caso l'introduzione di York in Deadly Premonition, mentre parla proprio del rapporto sadomasochista tra Tom e Jerry, rimane oggi una delle scene iniziali più memorabili di sempre. Comunque per analizzarla ci sarà un capitolo dedicato nel futuro documentario sulla guida perversa ai videogiochi. Tra i giochi della sua infanzia, Sueri ricorda con affetto Ice Climbers e Balloon Fight, pubblicati da Nintendo, e poi nell'adolescenza Chrono Trigger, Earthbound e Tokimeki Memorial. La sua visual novel preferita rimane comunque Otoji Riso per Super Famicom, purtroppo uscita solo in Giappone e al momento non ha una traduzione amatoriale. A quanto pare la sua console preferita di sempre è invece il Nintendo 64, grazie a giochi come Zelda Majora's Mask e F-Zero X. Il sistema di routine dei personaggi in Majora potrebbe essere stato una delle ispirazioni che hanno portato al complesso sistema di routine in Deadly Premonition e The Good Life. In generale, per la trama di un gioco, quelli che lo hanno colpito di più sono stati Police Notes di Kojima e poi Flower Sun and Rain di Goichi Suda, che penso sia anche il mio capitolo preferito della saga di Kill the Past. Immagino che anche Sueri abbia percepito quelle sensazioni che lo avvicinano molto alle opere di Lynch. Comunque negli ultimi anni ha invece amato molto Red Dead Redemption e Minecraft, senza comunque dimenticare progetti indipendenti come Getting Over It. Insomma, ormai Hidetaka videogioca da più di 40 anni, però riesce ancora ad apprezzare qualsiasi tipo di gioco più o meno popolare.
La filosofia, la base dei giochi di Swery, deriva da tutto quello che ti ho raccontato fino a questo punto. Giocando le sue opere puoi facilmente ritrovare tutte queste influenze in maniera più o meno rilevante. Una volta che conosci le basi del suo immaginario, diventa quindi più facile comprendere anche la metodologia che usa per creare le opere passate, presenti e future. Per prima cosa, Hidetaka parte da un incipit generico e dal mondo in cui vuole ambientarlo. Un esempio di questo mix potrebbe essere un gioco sui viaggi nel tempo, ambientato in una città americana come Boston, dalla lunga storia politica e sociale. A quel punto immagina quali personaggi potrebbero vivere in questo mondo. Naturalmente la fase di caratterizzazione dei personaggi scorre attraverso tutti gli appunti della sua agenda. Da quanto racconta Swery, ormai non usa neanche più tutte le note che scrive. Con l'abitudine di osservare le persone che gli stanno attorno, ha sviluppato una certa facilità nel ridefinire i suoi personaggi con lo stesso livello di dettaglio. È in questa fase che sono nati i personaggi iconici come York, JJ e David Young. Una volta che i protagonisti del mondo sono stati scelti, Swery passa a scegliere gli eventi principali che fanno da collante tra incipit, mondo e personaggi. In molti casi l'evento scatenante è un omicidio misterioso. Andando sempre più nello specifico, si mette a immaginare una timeline dettagliata della vita di ogni personaggio. Sono cose come il libro preferito dell'infanzia, qualche abitudine feticista, oppure chi è stato il suo primo amore. Tutti questi dettagli sulla vita dei protagonisti potrebbero anche non essere raccontati nel gioco. Servono però per modellare delle personalità molto più complesse e stratificate rispetto a un semplice questo è il poliziotto buono e quello invece è il killer cattivo. È proprio in questo modo che puoi intuire delle personalità, emozioni e psicologie che vanno oltre quello che ti viene mostrato. Solo quando ho completato questa struttura di mondo e personaggi, allora pensa quale potrebbe essere il genere più adatto per il gameplay. Ad esempio, una piccola città piena di personaggi bizzarri, tra cui un serial killer, potrebbe essere perfetta per un open world investigativo. In parallelo al mondo virtuale, per Swery è molto importante l'interazione e l'empatia del giocatore. Per stimolare questo collegamento sfrutta abitudini quotidiane oppure gesti ripetuti come mangiare, fumare o masticare una cicca. Sono tutte cose che in un modo o nell'altro fanno parte anche della tua quotidianità e quindi per istinto di emulazione o stimolazione del piacere finisci per seguirne l'esempio. Insomma, se continui a vedere i personaggi che bevono caffè, e se anche a te piace bere caffè, a un certo punto ti verrà naturale farti una tazza di caffè mentre giochi, oppure penserai al gioco mentre bevi il caffè in un'altra occasione. La fissazione di York per il caffè è qualcosa che rimanda in modo diretto a Twin Peaks, però ci sono infiniti altri film e serie TV dove i protagonisti sono fissati con il caffè. Giusto per citare di nuovo Jim Jarmusch, ti basti pensare a Coffee and Cigarette. Questo per dire che il caffè, come i dolci o gli alcolici, o qualsiasi altro cibo o bevanda gustosa, sono un forte elemento di comunione universale e non delle caratteristiche esclusive di questo o di quell'altro film. Per Hidetaka sembra strano che nei giochi non ci siano più spesso delle scene dove la storia e i dialoghi procedono mentre i protagonisti sono seduti a tavola. Dopotutto il cinema è pieno di scene importanti o anche interi film dove gli attori mangiano e bevono. Uno dei miei film preferiti di sempre è proprio My Dinner with Andre, che sono praticamente 2 ore di dialoghi interessanti tra 2 amici che parlano durante una cena al ristorante. Allo stesso modo alcune delle scene più interessanti in Deadly Premonition e D4 accadono proprio durante qualche pasto. Insomma, nei giochi di Swery il cibo diventa parte integrante della narrazione e quindi dello sviluppo psicologico dei suoi protagonisti. Anche solo rivelare il piatto preferito di un personaggio può svelare delle grandi verità sulla sua vita immaginaria. La connessione tra il giocatore e i protagonisti del gioco si può scatenare anche attraverso un gesto tipico che si ripete durante tutta l'avventura. È il caso di York che mette le dita vicino all'orecchio per parlare con Zack, oppure David che si tocca la cicatrice sulla fronte. In questo modo si offre un altro strato di caratterizzazione del personaggio per renderlo subito riconoscibile. Ad esempio i fan possono imitare quel gesto oppure disegnarlo nelle fan art.
Hidetaka investe quindi molto tempo in quello che in altri videogiochi sarebbe considerato superfluo. Sono dei dettagli secondari come vedere la barba del protagonista che cresce, oppure le mosche che simboleggiano la puzza se non si lava. Questi particolari superflui creano un mondo molto più ricco e stratificato, e quindi più empatico per il giocatore che riesce a coglierli. In parallelo anche raccontare un trauma fisico o emotivo è un modo per creare una forte empatia tra di te e il protagonista che lo ha vissuto. Nei giochi di Swery c'è sempre un certo alone di morte e violenza, ma non per questo sono da ricollegare per forza a un genere horror. Piuttosto il dramma che raccontano è qualcosa che esiste in modo naturale nella vita degli uomini, e quindi in quanto tale ci unisce tutti. In molti casi le storie di Hidetaka procedono proprio attraverso queste difficoltà emotive dei protagonisti, piuttosto che tramite delle azioni. Sono le emozioni personali a cui ci affezioniamo di più e diventano quindi una spinta per andare avanti nel gioco e seguire il loro arco narrativo. La storia superficiale con un inizio e una fine diventa quindi secondaria. Non è arrivare alla conclusione del gioco che lo rende speciale, quello che ce ne fa innamorare sono tutti i piccoli momenti personali in cui i protagonisti si aprono con parole, emozioni e gesti. Tutte queste tecniche usate da Hidetaka durante lo sviluppo producono quello che viene da lui stesso definito come Sweryverse. È proprio un universo tematico che ricollega tutte le storie e i personaggi in maniera metanarrativa. In questo universo inserisce con cura tutta l'ambivalenza della vita, per raccontare come non ci sia nulla di assolutamente buono o cattivo. In maniera più esplicita si diverte a inserire alcune ambientazioni, nomi o personaggi che ritornano come firma del loro autore. In particolare ci sono due elementi di questo tipo che indicano lo Sweryverse. Sono il bar Swery 65 e il nome di Forrest Kazen. Puoi visitare il primo in Extermination, Spy Fiction e Deadly Premonition, con la sua insegna luminosa che indica a chiare lettere il nome dell'autore. Tra l'altro, se te lo stai chiedendo, al momento non sappiamo di preciso cosa significhi il numero 65. Nei credits del suo primo gioco, nel 1996, veniva nominato come Swery, un diminutivo di Sueiro, che poi nel tempo si è trasformato ufficialmente in Swery. L'anno dopo, nei credits di The Last Blade, compariva per la prima volta Swery 65%, e poi nel 1998, in The Last Blade 2, era in lista come Swery 100 litri. Non ho la minima idea di cosa si riferisse la percentuale del 65%, ma forse i litri sono quelli di caffè o alcolici che ha bevuto durante lo sviluppo. Questo dato è comunque importante perché ogni tanto si pensa che Hidetaka abbia ripreso il suo soprannome da quello di Suda 51. In realtà Goichi Suda sembra aver usato per la prima volta quel soprannome all'interno di un videogioco nel 1999 con l'uscita di The Silver Case. Comunque il secondo elemento ricorrente nello Sweryverse è Forrest Kazen. È un nome che ritroviamo in tutti i suoi giochi principali e spesso viene dato a un uomo sovrappeso con gli occhiali. Infatti in Spy Fiction era uno scienziato con camice bianco che creava un virus mortale. In Deadly Premonition invece era un venditore ambulante di piante che girava sempre con il suo cane. In D4 finisce per essere un investigatore di Boston con un grandissimo amore per il cibo. Al momento le uniche due eccezioni per il suo aspetto sono in Extermination e The Missing. Nel primo sembra esserci un personaggio nascosto di nome Forrest, un uomo che in qualche modo è collegato alla compagnia Forrest Soft. In The Missing invece troviamo solamente le iniziali del nome, F e K, con cui si firma il pupazzo multidimensionale di JJ. Da quanto letto Swery durante un'intervista, il ritorno di Forrest nei suoi giochi non è da vedere come un attore virtuale che interpreta diversi ruoli. Per quanto il suo aspetto sia identico in alcuni dei giochi, in realtà è solo il nome a essere importante. Questo sistema di successione del nome è stato ispirato dalla tradizione degli shikona nel sumo giapponese. In pratica alcuni lottatori promettenti ereditano il loro soprannome da quello dei vecchi lottatori del passato, che erano particolarmente rispettati. A quanto pare Forrest Kazen è il nome reale di un caro amico di Hidetaka, ormai diventato un personaggio mitologico nello Sweryverse.
questo punto sei pronto per intuire da solo tutte le connessioni e la filosofia di ogni gioco creato da Hidetaka. Possiamo comunque vedere insieme questa lista di giochi, come detto senza spoiler sulla trama, così non ci sono problemi. Quando ti ho parlato della sua biografia, ti avevo lasciato al 1996, quando il giovane Hidetaka mandava il suo primo curriculum al team SNK. All'epoca aveva 23 anni. SNK è molto amata dai fan dei picchiaduro per aver creato delle serie come Fatal Fury, Art of Fighting e King of Fighters, senza comunque dimenticare i grandi classici come Athena, Ikari Warriors e Psycho Soldier. All'epoca il team sfornava decine di giochi ogni anno e quindi aveva sempre bisogno di giovani promettenti come Hidetaka. Appena assunto l'hanno messo a lavorare sul suo primo gioco, dal titolo Kizuna Encounter. All'epoca si occupava principalmente della parte tecnica, come le collisioni tra gli sprite e l'intelligenza artificiale dei personaggi. Ha poi continuato su altri picchiaduro come The Last Blade 1 e 2, ma rimangono comunque dei titoli al di fuori dello Sweriverse, su cui ha lavorato come dipendente e non come autore principale. Nel frattempo, nel 1996, in Giappone usciva il Nintendo 64 e Hidetaka rimane sconvolto giocando a Mario 64. Abituato a creare dei picchiaduro in due dimensioni, la libertà 3D di Mario 64 gli faceva venire voglia di creare anche lui qualcosa di simile. Alla fine, nel 1998, si stanca di lavorare per SNK e quindi si licenzia. Prende una pausa sabbatica per capire cosa voleva davvero fare nella vita e magari ritrovare se stesso. Quindi si riposa, viaggia, guarda film e finisce tutti i giochi che gli erano rimasti in arretrato. Alla fine, dopo 6 mesi, non ritrova se stesso, però non gli rimangono neanche altri soldi e quindi deve per forza cercare un altro lavoro. È proprio in questo modo che viene assunto in uno dei team più affascinanti e dimenticati del Giappone, chiamato Wupi Camp. Wupi Camp era il team fondato da Tokuro Fujiwara nel 1996, dopo che aveva lasciato Capcom. Tokuro è un personaggio importante per la storia dei videogiochi giapponesi, anche se rimane sconosciuto a molti giocatori. È proprio lui che ha creato delle cose come Ghost and Goblins e Sweet Home. E poi con Wupi Camp hanno pubblicato due dei giochi più belli per la prima PlayStation, ovvero i due Tombi. Sueri è stato assunto nel team quando stavano lavorando su Tombi 2 e si è occupato di una parte del level design e dell'intelligenza artificiale per i movimenti dei nemici. Per qualche motivo però non è stato inserito nei credits del gioco e durante un'intervista ha raccontato di quanto fosse difficile lavorare con Fujiwara. Qualunque sia stato il motivo per cui Sueri non è stato inserito nei credits, credo sia stata questa delusione a fargli decidere di inserire una firma più o meno nascosta nei seguenti giochi su cui ha lavorato. In questo modo, anche se il suo nome non fosse stato inserito nei credits, nello stesso gioco sarebbero rimaste le prove della sua partecipazione. Insomma, il bar Sueri 65 e Forest Keizen nascono forse dalla protesta contro Tokuro Fujiwara per non aver inserito il nome di Sueri in Tombi 2. Intanto nel 1998 Fujiwara aveva fondato anche un altro team chiamato Deep Space. Si erano messi a lavorare insieme a Sony a un nuovo progetto per la prossima PlayStation 2. L'idea era quella di sviluppare un survival horror in grado di mostrare le capacità tecniche della console. A quanto pare l'ufficio Deep Space era nello stesso edificio di Wupi Camp e quindi Sueri ha solo cambiato stanza e si è messo a lavorare con loro su Extermination. Il gameplay è quello di un classico gioco d'azione horror pieno di mostri e poche munizioni per sparare. La storia e i personaggi del gioco sono stati creati da Yuzo Sugano e Hidetaka si è limitato a lavorare sul game design. Vista la presenza del bar Sueri 65 e di Forest, puoi comunque segnare Extermination come il primo titolo ufficiale dello Sueriverse, anche se non ci sono altre caratteristiche della sua filosofia. Rimane comunque un salto importante nella carriera di Hidetaka. Sembra che gli abbiano dato il ruolo di game designer un po' per caso. In pratica era libero e si offriva come volontario per fare qualcosa di più, oltre alla grafica e al level design. Il gioco è stato pubblicato nel 2001, però da quanto racconta Sueri non è molto soddisfatto del risultato.
Visto che era un progetto concepito da altri, non ha potuto creare il tipo di horror che gli sarebbe piaciuto. Immagina Extermination un po' come La Cosa di Carpenter. I gusti di Swery, a quanto pare, sono più vicini a Sam Raimi in film come The Evil Dead. Vede gli horror un po' come delle commedie con cui divertirsi piuttosto che spaventarsi. Tieni a mente questa cosa perché potrebbe essere importante nel gioco horror che sta sviluppando insieme a Goichi Suda. Dopo essersi stancato di lavorare anche con Tokuro Fujiwara, nel 2002 Hidetaka diventa uno dei fondatori del team di sviluppo Access Games. Era uno studio nato già nel 1996 per creare filmati in computer grafica, che voleva però aprirsi anche al mercato dei videogiochi. Il loro primo titolo è stato Spy Fiction, pubblicato a dicembre del 2003. Swery aveva 29 anni e qui si è occupato di storia e game design. Purtroppo è stato un altro lavoro abbastanza difficile. Avevano pochi sviluppatori, un sacco di richieste invasive da parte del publisher e hanno dovuto fare diverse ore di straordinario per finirlo entro la data richiesta. Alla fine il risultato è un mediocre clone di Metal Gear Solid, anche se con una meccanica interessante di travestimento. In pratica puoi fotografare ogni personaggio del gioco e poi usi la foto per copiare le sue sembianze e quindi trasformarti in lui e girare per i livelli senza farti scoprire. La storia prende spunto dall'amore di Hidetaka per i film americani di spionaggio e fantapolitica. Purtroppo i personaggi non sono particolarmente approfonditi e la trama è abbastanza lineare e scontata. Al tempo la sua politica era quella di accontentare le richieste di publisher e superiori, ma questo non aveva portato a un buon risultato. Rimane comunque il secondo gioco ufficiale nello Sweryverse, grazie allo strip club Swery 65 e naturalmente la ricomparsa di Forrest Keizen. Come abbia fatto Swery a passare dalla mediocrità di Spy Fiction alla stratificazione narrativa dei personaggi in Deadly Premonition potrebbe rimanere un mistero. In realtà è a questo punto in cui posso parlarti di un'altra grande influenza nella vita e nel lavoro di Hidetaka. Questa ispirazione fondamentale si chiama Kenji Goda. I due si sono conosciuti nel 2002 proprio durante lo sviluppo di Spy Fiction. Goda lavorava per Digital Media Lab, una compagnia che si occupava di video editing e filmati in computer grafica. Sono proprio loro che hanno fatto il motion capture per il gioco. Kenji è un altro grande appassionato di cinema, ha anche diretto alcuni film indipendenti, tra cui Anna Life, presentato in inglese al Festival del Cinema di Rotterdam nel 2005. Da quanto letto è una storia surreale e grottesca, dove tre giovani si incontrano dal proctologo e raccontano il loro declino perverso nella società giapponese, finendo tra il surreale e il fantascientifico. Purtroppo al momento sembra impossibile trovare una copia del film in inglese. Durante i lavori per questo documentario ho scritto anche a Kenji Goda, che stranamente mi ha risposto dicendo tra le varie cose che avrebbe messo online una copia digitale del film. Purtroppo al momento non è ancora disponibile, però se lo farà davvero poi metto il link nella descrizione di questo video. Ti parlo di Kenji perché la sua amicizia con Hidetaka è stata essenziale per il concepimento di tutti i prossimi titoli dello Sweryverse. Infatti, a partire da Deadly Premonition, il nome di Kenji Goda compare nei credits dei giochi di Swery, come co-creatore delle storie. In pratica sono le sue idee a creare le basi immaginarie su cui vengono sviluppati. Nei credits di Deadly Premonition, D4 e Deadly Premonition 2 trovi sempre il nome di Goda come co-scrittore di storia e screenplay. Per il momento l'eccezione rimane The Missing, per un motivo che ti racconto meglio tra poco. Per la trama di The Good Life invece non ci sono ancora delle informazioni precise. Solitamente Goda propone qualche storia strana o ambientazione interessante e poi Swery cerca di renderla più fattibile nel formato videogioco. Anche i bellissimi dialoghi tra York e Zack sono stati concepiti durante le loro lunghe chiacchierate al bar, parlando di cinema, musica e vita. Non a caso il locale Galaxy of Terror in Deadly Premonition ha preso il nome, oltre che dal film omonimo, anche dalla casa di produzione di Kenji.
Naturalmente questo non vuol dire che Swery riporta semplicemente parole e personaggi che inventa Goda. La maggior parte dei dialoghi e della caratterizzazione dei personaggi rimane opera di Hidetaka. Il ruolo di Kenji è soprattutto quello di spinta creativa. Spy Fiction era stato scritto seguendo la volontà del publisher e alla fine era stato un fallimento. Parlare con Goda per ore di cinema e delle loro passioni in comune è stato un supporto di autostima per Swery, che si è sentito più sicuro nel proporre il suo universo immaginario. È proprio questa atmosfera di dialogo tra persone dalla simile sensibilità che cerca di riproporre nei giochi successivi dello Sweryverse. Il primo risultato di questa nuova amicizia è stato proprio Deadly Premonition, pubblicato nel 2010 dopo alcuni anni di sviluppo problematico. Dopo aver completato Spy Fiction, il team si era messo subito al lavoro su un seguito, però forse a causa delle basse vendite e delle pessime recensioni hanno poi deciso di cancellarlo. A quel punto Hidetaka aveva via libera per creare qualcosa di diverso e molto più personale. L'idea era quella di investire su un piccolo progetto originale per PSP in modo da non impiegare troppo tempo o risorse. Il tema principale sarebbe stata la scienza forense per sviluppare un gioco con investigazioni fantascientifiche ambientate in una piccola cittadina di provincia. Se lo immaginava un po' come un mix tra un'avventura esplorativa e un telefilm in stile X-Files. Swery racconta di come volesse ispirarsi a Flower, Sun and Rain per avere un gameplay semplice in cui inserire però delle tematiche narrative più complesse. Alla fine lo sviluppo vero e proprio cominciò solo nel 2005, con il progetto spostato su Xbox 360 e PlayStation 3. Questo salto di console ha ampliato la visione di Swery, che ha quindi immaginato un piccolo open world dove dare ancora più libertà al giocatore. Se Spy Fiction era un gioco lineare dove seguire gli ordini della missione per non fallire, nel nuovo progetto voleva lasciarti libertà di cazzeggiare come preferivi, girare per il mondo, seguire i personaggi durante il giorno e spiarli dalle finestre delle loro case. All'inizio non c'erano neanche i combattimenti, potevi nasconderti per evitare i nemici, praticamente un po' come succede nella serie di Clock Tower. Però anche in questo caso alla fine il publisher ha richiesto che ci fossero armi e combattimenti perché secondo loro sarebbe stato un gioco più apprezzato dal pubblico americano. Annunciato ufficialmente al Tokyo Game Show 2007 con il nome di Rainy Woods, in questa prima versione Deadly Premonition era ancora più simile a Twin Peaks. Un agente speciale con sensibilità metafisica indagava sulla morte di una ragazza in un piccolo paesino in mezzo alle foreste tra l'America e il Canada. Attraverso visioni oniriche con nani che parlavano in modo strano, seduti in una specie di loggia nera. I giornalisti hanno subito criticato il gioco per le sue somiglianze con Twin Peaks, ma dopo 3 anni di sviluppo Access Games ha cambiato alcuni particolari per evitare di essere denunciati per plagio. Nella sua versione finale, Deadly Premonition mantiene comunque quel fascino che rende speciale anche Twin Peaks. Il protagonista è Francis York Morgan, un agente dell'FBI che parla con un amico immaginario e continua a bere caffè. Gli abitanti della città hanno una doppia vita nascosta, ci sono tante visioni oniriche e scene talmente assurde da farti sorridere beato. Servirebbe comunque un video intero pieno di spoiler per approfondire tutti i dettagli che Swery è riuscito a inserire nel gioco. C'è stato un grande lavoro di caratterizzazione dei personaggi e delle loro vite virtuali. Nel gameplay la struttura open world e la routine dei personaggi ti permette di seguire le tue meta-indagini personali. Alla fine di tutto, Deadly Premonition è un mix tra un open world low budget e un survival horror scadente. Nella teoria non dovrebbe funzionare così bene, però nella pratica sono riusciti a creare qualcosa che ti rimane davvero nel cuore. Alla fine di tutto, grazie al passaparola tra giocatori con la giusta sensibilità, Deadly Premonition è diventato presto un gioco cult. Purtroppo i diritti del progetto appartengono solo al publisher, Marvelous, quindi Access Games doveva trovare altre cose su cui lavorare. È in questo periodo che Hidetaka si occupa di giochi come Lord of Arcana per PSP e Lord of Apocalypse per PS Vita, praticamente dei cloni di Monster Hunter.
anche fatto da producer per Drakengard 3 in collaborazione con Yoko Taro. Anche se da quanto dice non è stata un'esperienza particolarmente divertente. Infatti il suo momento preferito è stato quando hanno completato il gioco ed era libero di fare altro. Comunque per approfondire meglio la saga di Yoko Taro puoi vedere il documentario che avevo pubblicato su di lui nel 2019. Il successo di Deadly Premonition tra gli appassionati ha comunque permesso a Square di farsi una certa fama tra i publisher occidentali. È forse per questo che Access Games è riuscita a firmare una collaborazione con Microsoft per sviluppare un gioco a episodi che sfruttasse la tecnologia di movimento del loro Kinect 2. Immagino che volessero attirare qualche giocatore hardcore sulla loro nuova console. D4, Dark Dreams Don't Die, è uscito su Xbox One nel 2014. Il protagonista è David Young, un investigatore amante della tequila, che può viaggiare nel tempo per raccogliere indizi sulla morte di sua moglie. Durante l'avventura incontri degli stilisti eccentrici, con un manichino per amico, un gigante chirurgo che sembra uscito dai sogni di Dale Cooper, dei gufi bianchi dal sapore mistico e naturalmente Forrest Kazen che parla mentre mangia quintali di cibo. Il gameplay è una serie di sezioni investigative dove osservi l'ambiente o parli con i personaggi per raccogliere informazioni e poi ti lanciano in momenti di pura azione dove schiacci i tasti o ti muovi al momento giusto. Sueri e Goda hanno immaginato una nuova ambientazione affascinante con dei personaggi stratificati, ricchi di ironia e mistero. Il gameplay purtroppo sembra un po' una scusa per usare il Kinect e ricevere soldi da Microsoft, però almeno hanno messo l'opzione per giocarlo anche con il controller normale. Nel 2015 D4 è stato pubblicato anche su Steam, ma purtroppo in entrambi i casi non ha avuto molto successo. Il mix tra gioco diviso episodi e il focus nel gameplay a movimento ha sicuramente allontanato tanti appassionati che avrebbero apprezzato questo nuovo capitolo dello Sueriverse. Il colpo finale è stato l'annuncio della cancellazione della serie fatto nel 2016, lasciandolo di fatto un'opera inconclusa che ti fa perdere la voglia di comprarlo. Personalmente ho amato i protagonisti e il velo onirico che lo pervade, e poi ovviamente sono un fan dei viaggi nel tempo, quindi anche se rimane incompleto te lo consiglio se lo trovi in saldo. Anche perché se va tutto come sembra potrebbero esserci delle sorprese per il futuro di David Young. Tornando indietro di qualche mese, fino al novembre del 2015, i fan di Sueri hanno ricevuto la notizia del suo ritiro da Access Games per motivi di salute. Hidetaka da tempo era malato di ipoglicemia reattiva, un problema che colpisce i livelli di glucosio nel sangue. Chi ne soffre viene colpito da forte debolezza, tachicardia, confusione mentale e nei casi più gravi anche a coma ipoglicemico e quindi alla morte. Insomma, Sueri aveva bisogno di curarsi e riposare. I lavori sul secondo capitolo di D4 sono stati messi in pausa proprio in questo periodo, ma come sappiamo non sono stati mai più ricominciati. Le basse vendite rispetto alle aspettative, la mancanza di interesse di Microsoft nel supportare il Kinect e la malattia di Sueri hanno creato una situazione in cui qualsiasi gioco avrebbe avuto difficoltà a sopravvivere. Il periodo di guarigione di Sueri è durato circa un anno. In questi mesi è rimasto lontano dallo stress lavorativo per dedicarsi alle sue passioni e ha scritto anche un romanzo. È una storia ambientata in un piccolo paesino inglese con protagonista un gatto che indaga su un misterioso omicidio. Al momento sembra che il libro non sia stato pubblicato da nessuna parte, però tieni a mente questa trama perché sarà utile per capire meglio la storia di Good Life. Nel frattempo su Twitter Hidetaka continuava a tenere aggiornati i suoi fan con messaggi e foto delle sue giornate passate tra la natura, i videogiochi e l'uscita al bar con gli amici. Purtroppo sembra che questa attività personale, lontano dal lavoro, abbia infastidito alcuni dei suoi colleghi e superiori che lavoravano ad Access Games. Il risultato lo vedremo comunque meglio tra poco. Sueri intanto partecipava anche a eventi come il Reboot Develop, dove molti autori indipendenti condividevano i loro progetti, sogni e paure.
È in questo contesto che ha visto come ci fosse un modo più indipendente per creare videogiochi, lontano dalle regole e dai ritmi delle classiche aziende giapponesi. Ha avuto anche occasione per parlare con Tim Schafer, uno dei creatori di giochi come Day of Tentacle, Psychonauts e Grim Fandango, e discutendo sul mercato dei videogiochi in Giappone, Tim ha detto a Swery che avrebbe dovuto semplicemente pensare a lui e a quello che poteva fare per se stesso. A questo punto della sua carriera, Hidetaka ha deciso di rimettere in discussione quello che voleva davvero fare nella vita. Durante il periodo di malattia ha avuto più tempo per stare con gli amici, la sua famiglia, riscoprendo le tradizioni del tempio buddista. Da giovane aveva già fatto gli esami per diventare monaco apprendista, però senza poi continuare il percorso per diventarlo ufficialmente. Dopo 25 anni, e in quel periodo difficile della sua vita, il fascino per il buddismo e la sua spiritualità si sono risvegliati. Ha completato gli esami rimanenti per diventare monaco e oggi lavora ufficialmente nel tempio di Osaka, dove vive insieme agli altri monaci della sua famiglia. Scherzando, durante un'intervista dice che ormai creare videogiochi per lui è solo un hobby, il suo vero lavoro è fare il monaco. Alla fine poter contare su due attività parallele part-time è un buon sistema per non dover per forza guadagnare tutto quello che ti serve con un solo lavoro full-time. Non a caso te ne avevo parlato nel video su come sopravvivere all'apocalisse dei giochi indipendenti. Naturalmente per Hidetaka non è solo una questione di soldi. Prende molto molto seriamente il suo ruolo di monaco buddista e nella pratica religiosa trova anche un modo per diminuire lo stress che riceve dal mercato dei videogiochi. Il suo obiettivo è solo quello di trovare il giusto equilibrio fisico e spirituale per vivere le sue due vite nel migliore dei modi. Come hai intuito, a questo punto i rapporti tra Hidetaka e Access Games non erano certo dei migliori. Non sappiamo di preciso come siano andate le cose, però nell'ottobre del 2016 Swery abbandona il team e dopo qualche mese annuncia di aver aperto un altro studio indipendente chiamato White Owls. Sembra che Access Games fosse diventato un ambiente negativo per Swery. Puntavano a espandere il loro business e non la creatività. Immagino anche che ci fossero dei conflitti con alcuni colleghi o superiori. Forse la fama di Swery, le sue attività personali durante la malattia e le sue proposte di giochi rischiosi hanno indurito i rapporti interni di lavoro. Qualcuno ha proposto a Hidetaka di ricomprare i diritti di D4 così che possa completare la serie, però lui dice che preferisce non dargli soldi e piuttosto si mette a creare un seguito spirituale. Questo ti fa intuire il livello di conflitto da cui si è allontanato. Comunque siano andate le cose, con White Owls finalmente Swery può andare liberamente nella direzione che gli aveva mostrato Kenji Goda. Il primo gioco, pubblicato da White Owls, è stato The Missing nel 2018, in collaborazione con Arc System Works. Credo sia un gioco molto importante per la carriera di Swery, però in parallelo, se hai amato Deadly Premonition e D4, potrebbe non piacerti allo stesso modo. È una bella dimostrazione di come il nuovo team possa creare qualcosa di diverso da quello che si aspettavano i fan, rimanendo comunque all'interno dello Sweryverse per stratificazione dei personaggi e presenza di Forrest Kazen. La protagonista di The Missing è una ragazza di nome JJ, che si ritrova da sola su un'isola dopo che la sua amica è scomparsa. Ha una trama e dei personaggi più realistici e meno surreali di quello che ti aspetti, ed è una piccola avventura a scorrimento laterale. Ci sono enigmi ambientali basati sulla fisica e sulla distruzione del tuo corpo. Infatti JJ non muore subito quando viene colpita. Al contrario, comincia a perdere i pezzi del suo corpo, che puoi quindi sfruttare a tuo vantaggio per risolvere degli enigmi. Ad esempio, usi le braccia e le gambe tagliate per creare un peso e quindi mantenere in equilibrio un asse, oppure ti riduci a solo una testa rotolante per passare in spazi che erano troppo piccoli. Credo che The Missing potrebbe piacerti se ti sei divertito con il gameplay fisico e l'ambientazione di cose come Limbo e Inside. Potrebbe divertirti molto se trovi affascinanti le mutilazioni ironiche alla Shintaro Kago.
L'obiettivo di Swery era quello di ribaltare la sua filosofia di game design. Siccome i suoi giochi venivano apprezzati per storia e personaggi, ma molto spesso criticati per il gameplay, questa volta ha deciso di partire dal gameplay e svilupparlo nel modo che gli sembrava più divertente, per poi aggiungere tutte le tematiche e i personaggi. Voleva anche raccontare una storia dedicata a un pubblico più giovane rispetto alle altre opere dello Sweryverse. Alla fine The Missing è una ricerca introspettiva tra incubo, identità di genere, amicizia e amore. È una metafora di sofferenza e rinascita che può essere ben compresa da un pubblico di giovani e adolescenti. Credo che potresti amarlo se ti sei lasciato trasportare dai rapporti tra le due protagoniste di Life is Strange. Per uscire in questa impresa, Hidetaka si è fatto aiutare nella scrittura da una giovane autrice, chiamata Shunsuke Ichida. Solo in questo modo poteva essere sicuro di presentare dei personaggi verosimili per i loro coetanei, qualcosa che probabilmente lui o Goda avrebbero difficoltà a fare dall'alto dei loro 50 anni. Per quanto The Missing non sia tra i miei giochi preferiti dello Sweryverse, sono contento che siano riusciti a creare un gioco con tematiche di questo tipo. All'inizio credo che non avesse avuto molto successo, però con il passaparola e con il passare del tempo il gioco sta lentamente diventando un nuovo cult per un certo tipo di pubblico. White Owls collabora anche con altre compagnie, ad esempio per l'animazione di Devil May Cry 5. Questo gli permette di ricevere dei fondi paralleli per mantenere vivo lo studio mentre lavorano sui giochi personali e rischiosi come The Good Life. Avevano provato a fare una prima campagna di crowdfunding su Fig a ottobre del 2017, purtroppo senza successo. Hanno poi rilanciato la campagna a marzo 2018 su Kickstarter, con alcune modifiche nel progetto e soprattutto nel budget, riuscendo finalmente a raggiungere l'obiettivo. Al momento è l'unico gioco che abbia mai supportato su Kickstarter. Da quanto racconta Swery, è un titolo che ha in mente da molti anni. È stato ispirato dalle vicende di un suo collaboratore che si era trasferito per pochi mesi in Inghilterra, però a causa di imprevisti ha finito per rimanerci per alcuni anni. In The Good Life la protagonista Naomi è una fotografa americana che si ritrova bloccata nel paesino inglese di Rainy Woods finché non riuscirà a ripagare un debito. Nota che il nome della città è lo stesso del titolo originale di Deadly Premonition, giusto per farti intuire la sua presenza nello Sweryverse. Comunque da questo punto si apre una specie di avventura libera a metà tra Deadly Premonition e Animal Crossing, con una forte dose di misticismo e folklore inglese. Quindi immagina cose tipo folletti, pentole stregate e spade magiche, senza dimenticare un po' di mistero alla Agatha Christie o Arthur Conan Doyle. La città di Rainy Woods è famosa nel gioco per essere il paese più felice del mondo, però c'è qualcosa che non convince Naomi. Non serve molto tempo per trovare una ragazza morta nel bosco e scoprire che di notte gli abitanti si trasformano in gatti e in cani. Anche Naomi finirà per trasformarsi in animale e potrà usare le sue abilità per indagare. Può esplorare la provincia inglese con i suoi prati pieni di pecore, che si possono anche cavalcare, e può seguire gli abitanti della città nella loro routine giornaliera per scoprire chi ha ucciso la ragazza. La cosa interessante è che hanno inserito un algoritmo che gestisce in maniera dinamica i comportamenti degli abitanti e anche il colpevole, che quindi non sarà mai la stessa persona. In pratica i rapporti tra i personaggi e le loro azioni cambiano ogni partita a seconda di alcuni bisogni e motivazioni, come la fame, la sessualità o la stanchezza. Naturalmente Naomi può influenzare questi rapporti attraverso le sue azioni. Ci sono anche diversi modi per guadagnare soldi con cui ripagare il debito, tra cui servizi fotografici, scavare minerali oppure tosare le pecore. Insomma, le classiche cose con cui si divertono gli inglesi. Da quanto dice Swery, alla fine sarà tutta una grande metafora sulla relazione tra soldi e felicità. White Owls sta sviluppando il gioco in collaborazione con Grounding, che è il team fondato da Yukio Futatsugi, ovvero l'autore di cose come Panzer Dragoon e Phantom Dust. Però per approfondire i suoi giochi ci sarà magari un episodio futuro di Fuori Orario Videoludico. The Good Life dovrebbe uscire tra il 2020 e il 2021 e sono molto curioso di vedere cosa riusciranno a mettere insieme.
Nel frattempo, Swery stava lavorando insieme a Goda su un altro progetto tenuto nascosto per molto tempo. Il seguito di Deadly Premonition è stato annunciato a sorpresa durante il Nintendo Direct del settembre 2019 e per il momento è previsto per Nintendo Switch nell'estate del 2020. A quanto pare, Marvelous si è decisa a chiedere a Hidetaka di lavorare su un altro capitolo. E conoscendoli, credo che prima o poi verrà pubblicato anche su altre console o PC. Deadly Premonition 2 è insieme un seguito e un prequel. Per metà è ambientato nella Boston del 2020, dove l'agente dell'FBI Alaya Davis indaga su un serial killer del passato, interrogando l'ormai vecchio Zack. La cosa interessante è che l'appartamento di Zack a Boston è lo stesso di David Young, quindi mi aspetto che Deadly Premonition 2 diventi in qualche modo anche un sequel non ufficiale di D4. Per l'altra metà, il gioco è invece un prequel ambientato nel 2005, quando York indagava sullo stesso serial killer in un paesino di New Orleans. Mentre sto lavorando a questo documentario, manca poco più di un mese all'uscita di Deadly Premonition 2 e mi sento un po' come quando aspettavo Twin Peaks 3. Tra l'altro, Hidetaka tempo fa disse che gli sarebbe piaciuto inserire in uno dei suoi prossimi giochi qualcosa di simile all'episodio 8 della terza serie di Twin Peaks. Se l'hai vista, sai di cosa parlo, altrimenti evito gli spoiler. Per il momento, comunque, mi sento abbastanza ottimista. Nel senso che se ti lasciano fare un seguito di Deadly Premonition, dove tra le feature principali c'è quella di girare per la città con lo skate che puoi anche customizzare, per me è talmente in linea con lo Sweryverse che probabilmente ti hanno dato un sacco di libertà per creare il gioco che avevi in mente. Se tutto questo fermento nei progetti di Swery non bastasse, in futuro ti aspetta anche un nuovo gioco con Suda51. I due avevano già collaborato nel 2018 per un progetto cancellato su PlayStation VR e a quanto pare Sony aveva chiesto a diversi autori giapponesi di creare dei minigiochi per la realtà virtuale a tema cibo. Suda aveva scelto il ramen e invece Swery i pancakes. Questa collaborazione mancata gli ha comunque dato spunto per fare davvero un gioco insieme. Hanno annunciato il progetto a ottobre del 2019 senza avere ancora niente di preciso in mente, se non che sarà un gioco horror dal titolo Hotel Barcelona. A quanto pare hanno chiesto anche a Keiichiro Toyama di collaborare insieme, praticamente l'autore di cose come il primo Silent Hill, Gravity Rush e Siren. Piano piano il progetto sta prendendo forma, quindi immagino che nei prossimi mesi dovremmo finalmente vedere qualcosa. Per il momento sembra esserci un hotel come ambientazione principale, con delle distorsioni spazio-temporali per raggiungere diversi mondi paralleli. Per il momento la carriera indipendente di Hidetaka sembra andare nel verso giusto. Sarei davvero molto molto contento di sapere che ha finalmente trovato il suo spazio e il suo pubblico per creare videogiochi nel modo che preferisce. Qualche anno fa Swery aveva proposto a diversi publisher l'idea per un gioco dove una studentessa innescava dei poteri speciali attraverso la masturbazione e poi con questa energia speciale poteva risolvere i misteri della sua città. A quanto pare nessuno gli ha dato l'ok per il progetto, ma le cose potrebbero cambiare tra qualche anno. Sembra anche che ci sia in ballo un progetto segreto tra Swery e Yut Saito, ovvero il creatore di giochi come Seaman e Odama. Magari gli darà semplicemente una mano nel negozio di panini che Saito ha aperto in questo periodo. Comunque, se vuoi approfondire il potenziale di questa collaborazione, puoi guardare il documentario su Yut Saito che avevo pubblicato nel 2017. In ogni caso, qualsiasi gioco di Hidetaka vedremo da qui in avanti, sono abbastanza sicuro che continuerà ad ampliare il suo Sweryverse in maniera sempre più libera e approfondita. Negli ultimi anni Swery appare in pubblico con il peluche di una scimmia oppure vestito come un lottatore di wrestling con una maschera da gufo. Come succede per altri autori giapponesi, ha modellato su di sé un personaggio abbastanza particolare da attirare l'attenzione dei media. Per quanto nella maggior parte dei casi questa attenzione sia riportata in maniera fin troppo superficiale, rimane comunque un ottimo modo per promuovere i suoi giochi. In ogni caso, se dovesse andare male con i videogiochi,
Si metterebbe a fare il monaco full time e nel tempo libero scriverebbe romanzi per piacere. Dopotutto per Hidetaka, videogiochi e spiritualità sono due mondi collegati. Entrambi soddisfano dei bisogni interiori dell'uomo con una realizzazione emotiva e metafisica di vario tipo. Sono qualcosa di superfluo per la sopravvivenza, però se non ci fossero la nostra vita sarebbe un po' più triste. Per questo motivo per Swery i videogiochi sono qualcosa di più di un semplice prodotto da vendere ai consumatori. Cerca di condividere il suo universo personale con altre persone sensibili in grado di apprezzarlo e quindi trarne la stessa gioia o catarsi. E se in qualche modo ci riesce, per lui è un risultato prezioso quanto l'arte o la spiritualità eterna. Per le ricerche di fuori orario videoludico mi servono molte settimane di lavoro per creare video su giochi, storie e autori originali che alla fine guarderanno solo poche persone come te. Se hai trovato interessante quello che ti ho raccontato, puoi quindi ringraziare i ragazzi e le ragazze che aiutano Gekigemu su Patreon. I canali YouTube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità oppure dalle collaborazioni con le aziende. Io posso continuare un progetto di nicchia come Gekigemu solo grazie al supporto di altri appassionati. Se anche tu hai voglia di aiutarmi, puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon. A presto e grazie per il supporto.